Stiamo finalmente tornando alla normalità, lo ha detto la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Castellati, in visita oggi all'Exaurum a Pescara, ospite di Quale città? Il convegno organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso. Con la ripartenza nelle città torna a fluire la vita, ha detto dal palco la seconda carica dello Stato. Ma attenzione agli effetti a medio e lungo termine. I cambiamenti sociali dovuti alla pandemia, quali ad esempio lo smart working, avverte la Casellati, non devono diventare la normalità una volta sconfitto il Covid. Le città ormai sembravano quasi, come dire, affari spenti. Questo convegno è il segnale della ripartenza. Le città si ripopolano, le città sono il luogo dell'aggregazione, del confronto e della gente che si riunisce nuovamente. Le città che erano andate con il Covid in una sorta di cortocircuito oggi rivivono. La Presidente del Senato ha poi lodato Pescara per i progetti approvati durante la pandemia volti alla sostenibilità ambientale. Comincio da qui, che è una città che ho visto ha già 11 progetti e li ha approvati appena adesso di sostenibilità economica. Quindi ha accettato questa grande sfida anche dell'economia sostenibile, è una città che ha dei percorsi ciclabili interessanti, forse uno dei più importanti, una città aperta. Presente anche il ministro dell'economia, Daniele Franco. Le città saranno fondamentali per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e diventeranno più digitali e sostenibili, ha detto il ministro. Le autorità hanno poi visitato il centro vaccinale di Via Tirino, che sta per raggiungere il traguardo di 200.000 dosi inoculate.